Svolta per Bagnoli, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge che conferisce il ruolo di commissario al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. La proposta è inserita nella parte relativa alle disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR. La norma prevede anche il conferimento di incarichi di collaborazione a supporto, 12 i consulenti per la bonifica e la trasformazione urbana di Bagnoli. Un aspetto gestionale rilevante fa riferimento al superamento di Invitalia quale soggetto attuatore. Il ministro Carfagna ha fatto sapere che il commissario potrà accelerare gli interventi con una serie di semplificazioni normative che prevedono una modifica della governance. Dopo 30 anni, la bonifica di Bagnoli cambia passo con l'attribuzione di una responsabilità diretta, ha sottolineato Mara Carfagna. Per i comitati, però, il rischio è che si tratti dell'ennesimo annuncio. Il Manfredi è andato a Roma e Draghi gli ha risposto picche. Mo, con tutte le buone intenzioni, con tutta la sua volontà, con tutto quello che lui vuole fare, come si può muovere senza che lo Stato gli dia una lira? Lui ha detto i soldi li dobbiamo recuperare, li dobbiamo prendere da qualche parte. Ma dove? Quindi questa è l'ennesima storia che si ripete. Molte chiacchiere e fatti pochi, quasi nulla. E mastica amaro Luigi De Magistris. Difendemmo Bagnoli quando il governo Renzi voleva metterci le mani sopra, il commento a Radio CRC. Hanno aspettato che me ne andassi, ma nonostante tutto, ha concluso l'ex inquilino di Palazzo San Giacomo, sono contento di aver fatto tutto il possibile per Bagnoli, nonostante gli ostacoli istituzionali.